Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi parliamo di paure, ma parleremo anche di come superarle con strategie e modalità. Lo facciamo grazie ad un esperto del settore, psicologo e psicoterapeuta, il professor Stefano Di Carlo, in collegamento Skype con noi. Salve e benvenuto, professore. Grazie a voi e tanti saluti a tutti i simpatizzanti della TV di Padre Pio. Allora, un libro scritto a quattro mani con il dottor Luigi Meani, quindi un libro appunto che nasce dalle vostre esperienze. Proprio ieri, professore, ero a cena a casa di amici e la bambina di 5 anni a un certo punto ha detto: "No, non voglio andare a dormire perché ho paura del lupo nero". Ecco, quindi questa credo che sia, come dire, una delle tante paure che hanno i bambini, perché il libro che lei ha scritto, che voi avete scritto insieme al professor Meani, si intitola Le paure dei nostri figli, sottotitolo Modalità e strategie per superarle, edito dalle Paoline. Allora, quella del lupo è una delle tante paure che hanno i bambini, insieme a quella del buio e tante altre. Come fare per superarle? Esatto. E anzitutto dobbiamo dire che la paura è un'emozione che si attiva di fronte a un pericolo reale o anche immaginario. In questo caso era immaginario. E le persone, quando provano paura, siccome è un'emozione anche che fa parte della nostra natura, le persone reagiscono con diverse modalità. Allora ci sono delle persone che si immobilizzano, altri che scappano, altri che lottano e altri ancora che hanno anche uno svenimento. Noi abbiamo scritto questo libro proprio affinché fosse fruibile nelle mani dei genitori e degli educatori e per aiutare appunto i bambini, come nel caso suo la bambina che aveva la paura. Perché spesso e volentieri nelle psicoterapie degli adulti ho notato che le loro paure affondavano le radici nell'infanzia e i loro genitori non erano stati abili, capaci di poter subito utilizzare, tra virgolette, un pronto soccorso immediato per far fruire rapidamente la paura. Perché purtroppo se le paure non vengono elaborate e vengono, come si suol dire, immagazzinate nel nostro cervello, il rischio è che poi in delle situazioni in seguito possono attivarsi come effetto cortocircuito, cioè le persone vanno in tilt. Esempio, se io ho ricevuto un rimprovero e un genitore ha alzato la voce e io mi sono impaurito grandemente. Niente di strano se non ho, se non sono riuscito ad elaborare questa preoccupazione, questa paura. Poi, da grande, quando il datore di lavoro mi alzerà la voce o qualcuno mi rimprovererà, io comincerò a tremare, perché noi, quando siamo piccoli, immagazziniamo in maniera particolare, abbiamo delle memorie sensitive, più che delle memorie di aneddoti. E la sensazione è la prima che viene fuori appunto nel proseguo della paura. E per cui la bambina che ha paura del lupo ci sta dicendo tante cose. Anzitutto, queste paure fanno parte, come si vuol dire, delle paure evolutive. Nel libro io esplicito la tipologia delle paure. Ci sono delle paure innate che fanno parte della razza umana, quale la paura del precipizio, la paura dei forti rumori, la paura di trovarci di fronte a dei giganti o degli animali feroci. Allora, tutti noi abbiamo una paura e in Certo. genere tendiamo a scappare e a salvarci. Questo fa parte della, come si può dire, del seguito delle paure cosiddette innate. Poi ci sono delle paure evolutive, li chiamo evolutive perché appaiono e debbono scomparire con l'aiuto appunto dei genitori e degli educatori. Nel caso suo specifico, la bambina ha una paura evolutiva perché nell'emancipazione e nell'evoluzione, sia degli anni sia della psicologia, ognuno di noi attraversa queste piccole paure: la paura dell'estraneo,
la paura del buio, la paura di dormire da solo, la paura di essere invaso da qualcuno, in questo caso o un mostro oppure un lupo. E l'accortezza dei genitori deve essere tale che questi bambini debbono usufruire di strategie vincenti ed efficaci affinché, come suol dire, liberandosi dalle loro paure, loro possano, come suol dire, vivere armonicamente la loro esistenza. Poi ci sono anche delle cosiddette paure apprese, e purtroppo sono, come suol dire, la stragrande maggioranza, perché apprese o da una cultura o dalla famiglia o dagli stili educativi. E spesso e volentieri noi siamo atterriti e coltiviamo dentro il nostro cuore queste paure appunto perché li abbiamo assorbiti o nella famiglia o nella cultura oppure con delle parole che noi abbiamo sentito dire e essendo dei bambini molto sensibili si impressionano e questa tipologia di paure poi rischia di portarselo. Difatti, spesso e volentieri noi e negli adulti che soffrono di attacchi di panico, di fobie, spesso e volentieri notiamo che i loro genitori erano molto ansiosi oppure soffrivano anche di tante fobie e per cui i genitori diventavano dei modelli, in questo caso, negativi nei confronti di appunto queste paure apprese. E il libro noi l'abbiamo diviso in due parti con appunto Luigi Meani. La prima parte un aspetto cosiddetto teorico e la seconda parte un aspetto più che altro pragmatico di strategie vincenti ed efficaci, ovviamente adeguate ai bambini. Nello specifico, le abbiamo divise in tante paure, cioè la paura a livello emotivo, come affrontare la paura, già che è un'emozione. In genere anche gli adulti di fronte a una paura scappano, ma la paura è come un fantasma. Se tu scappi, il fantasma ti insegue. Se tu lo tocchi, il fantasma svanisce. Così che noi insegniamo sia ai bambini sia anche agli adulti di come attraversare la paura, non sfidandola, ma attraversarla, non evitandola. Ripeto, attraversandola e attraversandola, la paura, specie quelle evolutive, ovviamente si sciolgono come neve al sole. Per cui, allora, c'è il pacchetto pure in questo libro delle strategie per quanto riguarda i pensieri intrusivi. Poi c'è anche una serie di strategie vincenti per i bambini che sono e che vivono l'iperarousal, cioè nel senso che sono molto nervosi. Sono pieni, angosciati e cominciano a tremare tutti. Allora il genitore, in cambio di parlare in quel momento, ha bisogno proprio di strategie di come fare abbassare questo livello di tensione e dell'ansia, come se da una scala da 0 a 10 l'ansia è 10 e piano piano la deve far abbassare, anche con dei movimenti fisici. E noi ci siamo permessi di esplicitarli nel libro proprio per venire incontro ai genitori che magari non erano attrezzati di come poter aiutare il proprio bambino. E infine anche c'è un pacchetto di strategie vincenti per quanto riguardano le immagini paurose, che so, alcuni ce l'hanno del demonio, altro del fantasma, altro di un ladro, oppure del sogno notturno. E noi pure abbiamo, per quanto riguarda le immagini, in maniera particolare mi permetto di esplicitarlo perché proprio questa settimana c'era una bambina di 11 anni che aveva questa immagine, l'immagine che lei prendeva il coltello e si poteva far male con il coltello, ovviamente facendosi o ferendosi o quant'altro. Ebbene, le suggerei di immaginare di prendere questa immagine come se fosse di carta e incollarla su uno specchio, prendere un martello e rompere lo specchio e frantumare in mille pezzi questa immagine. E così facendo la bambina ne esce liberata e vittoriosa. Cioè, possono sembrare strategie, come si suol dire, non adeguate agli adulti, perché per gli adulti che hanno attacchi di panico, fobie, ossessioni, utilizziamo un'altra modalità, ma per i bambini
suggerisco nel libro, bisogna utilizzare delle strategie creative, immaginative, ricche, perché la loro mente, come si vuol dire, in maniera particolare permeata da queste situazioni più che dei discorsi razionali. E allora, quanto più noi ci adegueremo, come si vuol dire, allo stile del bambino e alla creatività e al gioco dei bambini, tanto più noi saremo vincenti ed efficaci. Professore, io davvero la ringrazio per la chiarezza e anche i numerosi esempi che ha fatto per aiutarci a capire che cosa sono le paure. Appunto, ha parlato di paure evolutive, di paure apprese, poi ha fatto degli esempi e ci ha spiegato anche come cercare di superarle. Quindi ha dato davvero un quadro chiaro e completo di quello che poi è il contenuto di questo libro. Come leggo in quarta di copertina, un vademecum facilmente fruibile e immediato, adatto a chiunque abbia a cuore il benessere psicologico delle giovani generazioni. È per i bambini, ma secondo me è adatto anche agli adulti, perché ahimè più si cresce, più forse avere paura è qualcosa alla quale ci si trova quotidianamente a dover fare i conti, quindi qualcosa con il quale facciamo i conti quotidianamente. Io vorrei ricordare anche il suo sito internet di carlostefano.it, dove ci sono i riferimenti, e anche la pagina Facebook del suo collega, il sociologo Luigi Meani, su Facebook luigi.meani. Quindi grazie per questo quadro esaustivo. Ricordo nuovamente il titolo del libro, così invitiamo i nostri amici a prendere carta e penna e segnarlo. Edito dalle Paoline, Le Anche di paure dei nostri figli. farlo vedere. Sì, le Ah, paure ecco, dei anch'io, nostri sì, ce l'abbiamo entrambi tra le mani. Le paure dei nostri figli, modalità e strategie per superarle, di Stefano Di Carlo e Luigi Meani. Eccolo qui, in una copertina anche molto simpatica. Bene, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, spero di averla nuovamente ospite, magari per un altro libro o una nuova pubblicazione. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a lei, tanti saluti a tutti.